Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera, indovinate un po', Cookie Simulator. Questo è il nostro salvataggio. È il quick save, ma mi sono fatto un salvataggio a parte, chiamato appunto Carota, per nel contesto, ma è in effetti perché chiamo quasi tutti i salvataggi Carota, non so perché. Ok, siamo pronti? Oggi c'è il critico e siamo al giorno 4, se non mi ricordo male. Ok, ci siamo. Allora, oggi c'è la grande opportunità per dimostrare le tue abilità. Salta la fase di preparazione. No. E ora, entro un'ora saremo aperti per i nostri clienti. Usa questo tempo per preparare. Il critico Uliana dovrebbe essere qui fra 5 minuti. Ora, il discorso che io ho capito è che possiamo fare robe del genere. Tipo, questa pentola qua, no? Non si può mettere qua. Però, possiamo fare così. Questo è piatto profondo base. No, una ciotola. Io ho un po' guardato in giro. Allora, quale? Allora, tipo questa qua è una salsa, giusto? Quindi noi possiamo fare così. Prendiamo questa. Mettiamola nel contesto. Andiamo di qua. La ruotiamo così. No. Così, no, così, esatto. Basta, basta, oh. Vabbè, 400. Ho fatto un casino. Però questo adesso possiamo metterlo nel microonde, vero? No. Scusa, allora a che serve sta cosa? Perché non si può mettere nel microonde? Ma a che serve il microonde, allora? Spiegatemi. Vabbè, buttiamo. E il piatto? Lo posso mettere qua? Sì, ok. Questo, anche questo lo buttiamo. Prepariamo un po' tutto come si deve. Tanto è sempre pulito, no? O si devono lavare queste cose? No, sembra pulito. Ok, questa padella ce la mettiamo qua perché magari ci servirà. Poi andiamo qui, chiudiamo questo. Dobbiamo pulire per terra e pulire questo. Allora, andiamo qui a pulire. Come si pulisce? Come si pulisce? Spugna. Forse così. Madonna, ma è complicato. No. Vabbè, metti giù, ruota, butta. Non si può pulire. Va bene. Faccio finta di non averlo capito. Magari si pulisce con lo scopettone? Dov'è finito? Ma si è bloccato, non me lo fa prendere più. Sì, adesso sì. Ok. Sì, potevate aspettare una... Madonna, ma è complicatissimo pulire questo coso, eh? Oh, aspetta, che è arrivato il primo ordine. Già lo so che io perderò questa puntata. Questa puntata. Ok, dammi questo coso. Grazie. Madonna, è complicatissimo. Ho fatto male il controllo. Ok, cos'è arrivato? Al tavolo... Ah, trota al forno, dai, vabbè, la classica trota. Ok, allora, trota, chiudiamo. Mettiamo qua, allora, iniziamo. Pepe, timoneto. Allora, pepe. Io potevo prepararmela. Via, pepe. Timo. Sa che li devo mettere... Devo mettere qua questi qua. Esatto. Pepe, Timo e Aneto. È sbagliato metterli lì. Perché perdi più tempo a prenderli. Invece se te li metti qua è più veloce. Poi Pepe, Timo e Aneto. Metti una teglia a forno e cuoci sblandani. Ok, allora. Teglia. E cuoci per 90 secondi. Questo Q. No. Via. Poi, nel frattempo andiamo a prendere un limone, perché me lo ricordo del limone.
Lo mettiamo qui e lo tagliamo in quattro parti. Allora, vediamo un attimo. Allora, vediamo se riusciamo a fare una cosa che di solito si fa così. Uno, due e tre. Ah, la perfezione. Poi il classico piatto che non ce lo fa prendere. Sì, ce lo fa prendere. E mettiamo uno, due, tre, quattro. E lo mettiamo qua, giusto? Quindi ci manca solo il rafano essiccato. E poi siamo a posto. E questo ordine è andato. Ora mi spieghi perché non posso pulire l'aglio? Cioè, se io volessi pulire. Ah, pulisci, Oh. Grande. Ok, poi. Ok. Vabbè, io volevo posarla. Qua la si può posare, qua no, questa si può prendere, vabbè. Così la lascia. Sto facendo dei test praticamente. Butta sta cosa. Ok. Ci siamo quasi, eh? Stacco. Piatto ricco micificco. Prendiamo questo. Lo mettiamo qua. Rafano essiccato, se non mi ricordo male. Quanto? 5 grammi. 5 grammi di. Ah, che bella trota che è venuta, eh? 1, 2, 3, 4 e 5. No, non li mette. Sì, adesso sì. Ok, via. Poi abbiamo il coso, il prezzemolo qua. Giusto? Sì, 1, 2 e 3. Oh, che bello piatto. Via! Piatto ricco, micificco. Servizio. Tavolo 4. Ah dai, questo è stato grande. 5-5-5-5. Vai. Turu, turu, tu. Adesso possiamo ballare la break dance. Nel frattempo è arrivato un altro ordine. Zuppa di pomodoro, brodo di pollo. Ok, questa me la ricordo anche. Allora, padella, pentola. Poi ci vuole il brodo di pollo. Quanto ce ne vuole? 700 ml. Mi sa che non ci basta questo, eh. Due e 84, quindi me ne servono 400. Brodo di pollo, compra. C'è 416 in teoria. Possiamo fare così, va più veloce. 682. Direi che ci siamo. Ok, questo qua è vuoto, via. Poi mi servono sale, 12 grammi. Sale, sale, sale e non fa male. 12, ok. 12 grammi di sale, pepe di cayenna. No. Pepe di cayenna, quanto ne vuole? 6. 6, messo 7, ho sbagliato. E poi basta. Poi 8 pomodori e una cipolla. Quindi pomodori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e una cipolla. Se non lo giochi dopo tanto tempo, poi ti dimentichi queste cose. Allora, qua cucinare per. Fa bollire per 60 secondi. Mi sto sbagliando, no? Giusto, giusto. Sì. Vabbè, non c'è bisogno di questo qua segnare, però lo segniamo, non si sa mai, per 60 secondi, giusto? Sì. Vediamo, comunque lo controlliamo adesso. Sì, si sta cuocendo. Poi ci serve il frullo frullo. E dopodiché il frullo frullo ci vuole 150 di panna acida. Versi liquido 300 in una cetola. In una ciotola che è questa. Ce l'avevamo già fatto, però l'abbiamo buttato perché bisogna servirlo caldo. Non so come si fa a riscaldare.
Si sta cuocendo quasi giusto. Lo lasciamo ancora un po'. Direi quasi quasi di staccarlo adesso. Via, frullare. Si fa così. Ok. Posare e poi 150 di panna. 99, quindi questa la buttiamo tutta. Questa è 99, quindi ce ne servono 150, qua ce ne servono 50. Basta. È successo un casino, mi sa. No, giusto. Questo che è caduto a terra. Il piatto è lì, perfetto, ci siamo. Andiamo qua, prendiamo questo e facciamo così. 2,94. Per me è perfetto. 2,94 mi piace. Via. Ah, basta? Sì, 2,94. Te. Tenetevi sta sbobba. Via. Vai. Vai. C'è un assaggia che è un po'. Tempo di realizzazione perfetto. Lamentele dei clienti. Tecnica perfetto. Temperatura perfetto. Fino adesso ci siamo. Zuppa di pomodoro. Pepe nero non abbastanza. E pepe di cayenne in polvere troppo. Va bene, va bene. Cercherò di migliorare. Guadagnerò abbastanza punti cottura per sbloccare la nuova ricetta. Usa l'app del portatile per farla. No, aspetta, per adesso non ho tempo. Allora, abbiamo un filetto di salmone. Ah, questo qua è odioso. Via, filetto di salmone. Ecco l'ordine, non ci possiamo imbarazzare di fronte a lui. Allora, filetto di salmone. 5 di sale. Allora, sale. Questo dobbiamo fare bene. 5 di sale, 5 di pepe. No, aneto, timo. Cavolo, è il pepe qua. 2, 3, 4 e 5. Ok. Questo qua però si fa. Ah, questo qua si fa con le patate. Ah, vero, 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 vero. Patate, mi ricordo male se era un litro. Un litro di patate. No, 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 che no, limone. Un litro di patate. Un litro di patate, senti a me. Un litro di acqua. Poi patate. Le patate sono a terra, ho messo il limone. Ok, uno e due. Spero di ricordarmi giusto perché lo sto cercando di fare a memoria. Fai bollire. Ok, eh sì, per 190, va bene. No, 120. Vabbè, intanto lo segniamo, non si sa mai. Via, parti. Poi, la trota, il salmone abbiamo tutto. Filetto di salmone con la. Ok, questo. Mi sto rincoglionendo perché c'è il critico. Ok. Basta, perché basta e avanza. Perché si sposta la padella? Vabbè, possiamo fare così. Prendiamo questo perché non dobbiamo metterci più niente. Lo mettiamo qui e lo facciamo cuocere. Teoria dice per 60 secondi. Ok. Giusto? Ok. Filetto di salmone dice da solo 60 secondi. Perfetto. Poi ci prendiamo un piatto, che prendiamo questo e lo mettiamo qua, ci servirà. Qua adesso arriva il bello, perché è il solito discorso del girarlo. Ma perché intanto non te lo fa mettere qua? Okay. Vabbè, però si sta ancora cuocendo, quindi siamo perfetti. Queste patate come sono? Quasi cotte. Perfetto. Oh, ci siamo ragazzi, siamo in bolla quasi. Queste le facciamo cuocere fino alla fine le patate, eh? Patate, anche se questo timer scatta, facciamo ancora cuocere. Questo è quasi finito, lo giriamo. Aspetta perché sennò adesso questo fa un casino alla Madonna.
Esatto, questa cosa qua potrebbe staccarsi dopo un po'. Poi prendiamo questo. Facciamo così. E lo giriamo. Perfetto! È stata una girata perfetta. Riaccendiamo. Altri 60 secondi. E la pazzia incombe su di noi. Questo spegniamo. Piatto ricco micificco. Uno, due, e aspettiamo. Allora, questa è quella del critico, eh? Attenzione. Allora, acqua, 1000, 20 grammi di sale. Mi sono dimenticato il sale. Mi sono dimenticato il sale sulle patate. Caspita. Il sale con le patate ce la faremo mai? Mi sono dimenticato il sale. Ci riproviamo al volo. Mi sono dimenticato il sale nelle patate. E dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare. 20. Che sennò le patate sono lisce. Sì, lo so, arrivo, eh. Uno e due. Aspetta, aspetta, sto arrivando. Stacca, attacca. Quanto ci manca di tempo? Ah, vabbè, abbiamo ancora un sacco di tempo. Pensavo peggio. Queste purtroppo sono andate a male. Ho comprato un piatto inutilmente. Uno e due. Lo so, critico, hai ragione, però purtroppo ho fatto una cretinata. Mi sono totalmente dimenticato del sale. Lo potevo consegnare prima, avevo vinto a quest'ora. Ah no, quello è il minuti che stanno passando? Ah, il tempo di attesa. Lo so, hai ragione. Cioè, male che vada mi dai una review brutta, dai, che te posso dire? Non ci posso fare niente. Però sto pensando che se noi mettiamo a bollire prima l'acqua, la teniamo sempre bollente, secondo me è meglio. Lo so, potevo consegnarlo in 2 minuti, invece aspetterà un po' di più. Mannaggia, era perfetto, madonna mia, perché ho sbagliato sul sale? Questa qua non me la dimenticherò mai, questo mi ammazza adesso, mi dà una review bruttissima, io lo so, mi distrugge questo qua. Perché sta aspettando quanto per un piatto? Ah no, sta scalando. Ancora 1 minuto e 47. Però potevo consegnarlo velocissimo. Mannaggia, potevo fare il cuoco dell'anno. Invece, cioè, riusciamo le patate crude. Non è bella sta cosa, eh. Dai, cuociti, cuociti. Veloce anzi. Questo quant'è? Questo ancora è buono. Questo si sta raffreddando. Ok, basta. L'apriamo. Il tutto per tutto. 1, 2 e 3. Non devo mettere nient'altro, vero? Così, piano, perché sto coso cade. Ci proviamo, ragazzi. Vediamo un po' come va. Vai. Non è andata male, eh. Aspetta, vediamo cosa ci dice. Bistecca di salmone, olio di soia troppo, tecnica, patate bollite, errori di riscaldamento. Temperatura perfetta. Lo so, avevi ragione, potevo fare di meglio. Sono un deficiente. Mi ha tolto la fama, tra l'altro. Lo so, hai ragione. 6 minuti e 48, ci potevo mettere di me, molto di meno. Hai perfettamente ragione. Il cliente è contento. 7 ore di mangio. Poteva essere molto più. Sì. Sono orgoglioso di te, è il nostro primo passo e abbiamo un nuovo ordine. Nuovo ancora? Chi è questo nuovo ordine? Una trota, vai, andiamo con la trota. No, sono un po' dispiaciuto per aver fatto aspettato il critico. Pepe, Timo, Aneto. Ok, allora, Aneto. Timo.
No, veramente. Magari era questo. No, Timo, Aneto e Pepe. Non lo so, boh. Magari è questo quello del critico. Non lo so. Però secondo me era quello del critico, era quello. Vabbè, alla cooking overcook si fa così. Per quanto tempo? 90 secondi. No, però c'è. Le macchine, per favore, sviluppatore, toglile. Non hanno alcun senso. Per l'amor di Dickinson, per favore, togli le cose. Ok, allora tagliamo questo. Allora, come avevamo detto che lo tagliavamo così, che ci piace di più. È anche più bello da vedere. Si può zoomare, no? Ok, ma un giorno avrò un aiutante in cucina? O devo fare sempre tutto io? Ma non c'è il piatto qua, no? Perché mi devo sempre abbassare qua? Si possono mettere qua sopra i piatti? No, eh? Uno, due, tre, quattro. Poi questo qua ancora ce n'è. Questo qua ce n'è. Ok. Questa qua zuppa. La mettiamo qua. Questo qua acqua un litro. Un litro. Questo qua lo posso continuare a lasciare lì, no? Non è ancora calda. Cioè, se io faccio così. Mi sa che questa la devo buttare perché fa schifo. Bisogna. Aspetta, però. Aspetta. Posso ridurre i tempi? Mettendo un litro di acqua. Già pronto. Ah, è già pronto. Yeah. Piatto. No. E cadono per terra. Vedi. Sono queste le cose che ti fanno perdere tempo in una cucina. Che schifo. Ok, devo andare piano. Perché sennò cade. Questo. Vedi, anche qua. Perché è caduto questo? Vabbè, facciamo finta di non aver fatto niente. Cos'è che ci andava? Rafone essiccato di 5 grammi. Qual è il rafone essiccato? Questo. Ma poi che ingredienti sono? Dai. Oh, bravo. E poi il prezzemolo fresco. 1, 2 e 3. Piano perché sennò cade tutto. Ma ho visto qualcosa a terra io. Ah, c'è il campanello. Col piede? Vediamo un po'. Allora. Lamentele dei clienti. Aromi è perfetto. Spicchi di limone. Tecnica di tagliare sbagliata. Poi capiremo qual è. Ok. Abbiamo finito di prendere gli ordini, finisci il lavoro e cominci a pulire la cucina. Ah. Bene, direi che è perfetto, no? Qua c'è un altro timer. Ok, ragazzi e ragazze, per oggi direi che è tutto. Quindi ci vediamo. Madonna mia, ste macchine però. Puliamo un po' e direi che questa qua la possiamo buttare, tanti non ci serve. Che questa qua la volevo fatta ogni giorno, fresca, sicuro. E questo lo chiudiamo, tanti non serve lavare, questa è la friggitrice. Ok, signori, direi che per oggi è tutto. E spero che vi siate divertiti e spero che abbiate avuto, si può dire abbiate avuto? Questo gioco mi ha fuso il cervello. Spero che vi siate divertiti e che avete avuto, che è molto meglio di abbiate avuto, forse, non lo so. Avete avuto un po' di. Oddio, mi ha fuso il cervello. Veramente, sto pensando alle cotture, al rafano e soprattutto all'aneto. Ma cos'è l'aneto?
Come sempre, ragazzi, siete mitici e alla prossima. Bye bye.